Grazie a tutti, anche per qualche ora del weekend che vi ho sottratto. Allora, penso che fino a questo momento sia stato fatto un buon lavoro da parte del club. È stato fatto un buon lavoro perché partivamo da una situazione che era quella della precedente stagione, dove andava migliorata la squadra su larga scala. Quindi non si possono trascurare gli 8 acquisti che sono stati fatti, tra l'altro di cui 7 a titolo definitivo. Sono stati anche investiti tra costi di cartellino e costi di commissione abbondantemente più di 20 milioni di euro, molto più di 20 milioni di euro, e sono arrivati giocatori giovani, di prospettiva, ma anche di sicura affidabilità per il presente. Per citare i nomi, parliamo di Lovato, Pirola, l'unico giocatore che è arrivato in prestito con diritto di riscatto, Bonazzoli, Bradaric, Valencia, Castanos, Sambia, Botein. Quindi questo non è un lavoro che vale poco, anzi è un lavoro che vale tantissimo e che come sappiamo deve essere ancora completato. Quindi il ritardo non è un ritardo che mi preoccupa, perché la Salernitana ha un obiettivo, la proprietà ha un obiettivo, che è quella di consolidare il club in questi prossimi mesi all'interno del campionato della Serie A. Dopodiché negli anni la Salernitana vorrebbe diventare un modello, se volete fare dei nomi, in Italia c'è l'Atalanta, all'estero c'è il Villarreal, ma questo non è un passaggio che si può pretendere di fare nell'arco di un'estate. È un progetto che è iniziato e ho citato 8 nomi di giocatori importanti, giovani, forti, ne arriveranno altri, e il progetto è iniziato. Io, condividendo con il presidente, con l'amministratore delegato, con il direttore generale, con l'allenatore, sono stato chiarissimo sin da subito, da quando ho cominciato a lavorare per la Salernitana, e sono stato chiarissimo anche con voi e con i tifosi e con l'ambiente, con tutti quanti, anche nella mia prima conferenza. Non si può barattare la fugace e immediata felicità con l'obiettivo che c'è di questa società, cioè quello di essere giudicati per i risultati che arriveranno alla fine della stagione. Mi spiego. Fino alla chiusura del mercato estivo ci sarà una partita di Coppa Italia e 4 partite di campionato. Dopo la chiusura del mercato estivo ci saranno 11 partite di campionato. Poi si riapre il mercato e ne mancheranno ancora 23 di partite. Se aspettare adesso l'opportunità giusta per essere più competitivi durante l'anno è un'esigenza, di questa esigenza la società, l'allenatore, il sottoscritto ne è assolutamente consapevole. Mi piacerebbe che venisse trasferito questo messaggio ai tifosi, a tutto l'ambiente. Perché lo so, non sono insensibile a quello che scrivete, a quello che i tifosi percepiscono, ma abbiamo bisogno di voi che trasferite il messaggio giusto e abbiamo bisogno anche dei tifosi che in un momento dove la Salernitana potrebbe essere meno competitiva, è proprio lì che il tifoso della Salernitana può sentirsi partecipe di un progetto che sta crescendo e darci man forte. Concludo.
La settimana scorsa c'è stata anche la conferenza del mister, ok? La conferenza del mister post triangolare, e ha parlato di mancanza di competitività, ok? Ma la mancanza di competitività, signori, cioè comunicatelo, è circoscritta a quello che siamo adesso ed è condizionata anche dall'indisponibilità di nove giocatori che faranno parte del progetto della Salernitana, non nove giocatori che sono in uscita. Quindi questo incide sulla mancanza di competitività, che però è attuale, così come incide il fatto che dovranno arrivare altri giocatori. Credo profondamente che la proprietà, il gruppo di lavoro della direzione sportiva, lo staff tecnico, i giocatori che ci sono adesso meritino profondamente l'appoggio dell'ambiente. Io ci credo, cioè mi sento proprio di trasferire questo messaggio a voi e ai tifosi. La Salernitana ha giocato nella sua storia 3 stagioni in Serie A, si appresta a fare la 4ª. La faremo bene, la faremo con i giocatori più adatti possibile al progetto, giocatori che decideranno di venire a giocare nella Salernitana, a sacrificarsi per la Salernitana. Abbiamo puntato a profili medio-alti, che hanno anche certe volte bisogno di un po' di tempo per convincersi della Salernitana. Io aspetto, non sono pervaso e assalito dall'ansia di dover costruire una squadra che renda, tra virgolette, felici momentaneamente i tifosi, quando poi mi potrebbero ritornare indietro delle opportunità migliori di quelle che invece potrei chiudere subito, o addirittura chiudere subito a delle cifre che non sono accettabili. Quindi vorrei che passasse proprio il messaggio di forza, di fiducia, di attaccamento alla squadra e al progetto. Ci saremo e saremo forti. La Salernitana sarà più forte dell'anno scorso. Lo è già. Ecco, questo. Vorrei fare una seconda domanda, se è possibile. Condivido questa scelta della patrimonializzazione, giocatori a titolo definitivo, giovani, bravi, è un cambio di strategia. E questo va sottolineato, ha fatto bene a sottolinearlo. Però poi non mi trovo su una cosa, e anche i tifosi sono disorientati da questo, no? Perché c'è chi fa uscire, non il presidente, che ha è legittimato a togliersi anche lo sfizio, perché è il presidente, e quindi a sognare Mili, Cavani, cioè. Però perché? Perché la gente è disorientata, cioè esce, sognano Cavani, Mili, Unas, Allan, eccetera. Poi però arriva Franco, che non è nessuno, apparentemente non è nessuno. Quindi come si risolve anche questa dicotomia? E se invece non è una dicotomia, se invece realmente pensate nell'ultimo giorno di mercato di fare un grande colpo? Grazie. Guarda, la maggior parte del tempo lo passo o al centro sportivo o nell'ufficio a Ponte Cagnano. Mi è capitato di andare a cena in città e di incontrare anche tifosi, bambini, no? A voce creature, si dice così, no? E mi chiedono Cavani, mi chiedono Mertens, quindi io capisco, ho parlato di questa cosa. Mi sono confrontato su questo aspetto spesso con il presidente, con l'amministratore delegato, con il direttore generale, e è normale che qualche errore l'abbiamo commesso, ma è stato fatto assolutamente in buona fede, perché come vi ho detto nella prima conferenza stampa, dal mio punto di vista, al mio livello di direttore sportivo, io non posso e non devo assolutamente contaminare quello che è l'entusiasmo
del presidente e la forza del presidente di poter fare un certo tipo di investimenti. Ma questo non vuol dire non consigliarlo e non trasferirgli tutti quelli che sono i feedback che io ricevo dal mercato. Cioè, Cavani è un mio amico. Non so se, cioè, ogni tanto capite anche chi ci sta da questo lato. Cioè, io sto nel calcio da 35 anni, più o meno. Nel calcio da professionista ci sto da qualche anno in meno, ma ci sto da tanto tempo. Cavani è un mio amico. Io so cosa mangia, come si allena, come ragiona. Quindi il mio messaggio, un messaggio di pragmatismo, di serietà, poi il calcio è bello anche per questo, bisogna alimentare dei sogni, però poi a un certo punto bisogna essere anche concreti. Quindi capisco, lo so che c'è questa idea che la Salernitana possa avere, non voglio farla scomparire, però vorrei che se un giorno al posto di Cavani arrivasse, e come arriverà, qualche giocatore forte, come è già arrivato qualche giocatore giovane forte, non si storca il naso, perché questi sono giocatori forti che miglioreranno e che hanno già migliorato la Salernitana. E questo è il mio cruccio. Io non sono molto, cioè, penso di essere abbastanza loquace per dettagliare il mio punto di vista. Non mi piace parlare spesso, ok? Ho capito che in questo ambito probabilmente è molto meglio che il direttore sportivo parlerà più spesso per trasferire correttamente la strategia della società, la strategia condivisa con il presidente, con l'amministratore delegato e col direttore generale. Perché? Perché io il presidente lo devo ringraziare non una volta, mille volte, al netto del fatto che mi ha dato fiducia, ok? Ma io mi sono seduto a tavoli con club di Premier League, a testa alta, cioè questo ha un valore, non può essere disconosciuto. La Salernitana che fa 7 acquisti a titolo definitivo di questo tipo ha un valore enorme, enorme. Mi sono seduto al tavolo di un club che ha venduto un giocatore qualche giorno fa per 60 milioni di euro, a testa alta. Cioè, questo avviene perché c'è una proprietà forte, entusiasta, che ha voglia di costruire qualcosa di importante. Stiamo capendo tutti quanti, perché siamo giovani, siamo seri, ambiziosi, coerenti, arrembanti, stiamo capendo anche che bisogna stare attenti a come vengono impostate e comunicate certe cose, e sarà una mia preoccupazione ancora più grande da quando finirà il mercato, perché oggi sono soffocato dall'impegno del mercato, quello di gestire e di indirizzare tutte le persone che dipendono da me all'interno dell'area sportiva, al di sotto delle mie competenze, indirizzarle in una maniera logica, razionale, cioè a diventare una società forte anche nella linea di pensiero, nella linea di comportamenti. Quindi io lo farò, qualcosa sto già cercando di fare, ma lo farò ancora di più prossimamente. Ma permettetemi di dire che veramente, cioè, sta passando. Dai, io sono fiducioso, perché io ho bisogno, cioè, non io, cioè, la società ha proprio bisogno del vostro appoggio e dell'appoggio alla tifoseria. Quindi per me questa conferenza è importante, e se sarà necessario ne farò anche altre per circoscrivervi e rispondere a quelli che sono dei dubbi che in un certo senso anche noi abbiamo un pochettino alimentato, cioè anche noi come gruppo societario. Grazie, andiamo avanti. Alessandro Ferro, Lira TV. Salve direttore, comprendo benissimo la sua linea del pragmatismo, della concretezza. Infatti lei nella sua prima conferenza stampa ha detto faremo parlare i fatti più che le parole. Il discorso del ringiovanimento della rosa è evidente, avendo preso tanti under in difesa, in attacco.
Sta di fatto che c'è tempo quest'anno in maniera particolare, perché poi il campionato si ferma per i mondiali, quindi è una stagione anomala. Però dal punto di vista del mercato, primo settembre c'è la chiusura del calciomercato estivo, ma soprattutto domani si gioca in Coppa Italia, tra una settimana in campionato. Alla fine, appunto, concretamente, in campo domani ci sarà una formazione rimaneggiata, anche contro la Roma, quindi il timore anche della piazza, un po' forse abbiamo percepito dell'allenatore la settimana scorsa, è questo, cioè va bene, prenderemo dei giocatori importanti, però al momento le prime quattro partite di campionato e la prima di Coppa Italia probabilmente saranno un po' condizionate anche da questi mancati arrivi, anche perché si era creata aspettativa per metà fine luglio, probabilmente sarebbero stati fatti altri acquisti, era stato anche insomma comunicata anche questa aspettativa, probabilmente è stato anche questo un po' un problema. Ok. Radovanovic, Bradaric, Jomber, Lovato, Mazzocchi, Boltan, Jarosinski, Motok squalificato e Sambia. Cioè, è questo il motivo principale per cui manca o mancherà una certa competitività domenica, cioè domani con il Parma, e forse, se non dovessero essere recuperati alcuni di questi giocatori, con la Roma, o se non dovessero arrivare i giocatori che mancano. Quindi è questo il motivo, è una competitività contestualizzata adesso, una mancanza di competitività contestualizzata adesso. Noi, senza questi problemi che ci sono e sono stati anche un motivo di riflessione da parte nostra, cioè non saremmo così in difficoltà. E questo è un dato di fatto, cioè non può essere... Hai ragione, dare delle tempistiche, annunciare degli arrivi imminenti, non è stata non si doveva fare, ma come vi ho detto prima, preferisco barattare una competitività attuale più alta, ma di fronte al fatto che aspetto che arrivino i giocatori migliori possibili un po' più avanti. Cioè, iniziare bene è importante, che sia chiaro, iniziare bene è importante anche perché dopo la Roma affronteremo, lo sapete tutti, affronteremo anche avversari che potrebbero essere competitor per quello che è il nostro obiettivo stagionale. Ne sono consapevole, ma non mi faccio prendere, non mi faccio soffocare dall'ansia, non ce l'ho, perché è troppo più importante guardare a lunga gittata che non adesso. E quindi ci saranno i giocatori che arriveranno, e arriveranno al momento, i giocatori forti, al momento giusto e col prezzo giusto. Volevo fare ecco un'altra domanda a proposito di giocatori forti che arriveranno. La Salernitana sta trattando giocatori importanti, giocatori che hanno anche esperienze in Coppe Europee. Sono vere le voci, quindi Diallo, Pavlovic, si può ragionare ancora su giocatori che erano stati seguiti in passato, magari adesso si sono riattivate queste piste? Sì. Io poi anche su questa cosa qui ti confermo, cioè sono nomi che noi stiamo trattando. Ecco, questo è un altro punto dolente. Cioè, io tre giorni fa abbiamo deciso di fare la conferenza, avevo barba lunga, capelli, non riuscivo a trovare il tempo per... Ho detto vabbè, vado da un barbiere, e sono andato al barbiere a Salerno, Gentili, mi faccio le foto e tutto, e il giorno dopo sui social ci sta la foto del direttore che va al barbiere. Perché vi racconto questa cosa qua? Perché ho fatto un errore. Cioè, nel senso, adesso per rimediare a questo errore, non so quanti barbieri ci stanno a Salerno, 300? Ok, quindi o mi taglio i capelli tutti i giorni cercando di fare presto e accontentare tutti gli altri, oppure... E la prossima volta mi faccio i capelli di nascosto a Roma o a Guardia Grela, al mio paese. Perché vi racconto questa cosa qua? Perché io ho parlato tanto col presidente, con l'amministratore delegato, con Mara. Cioè, per me questa è una difficoltà. Per la Salernitana è una difficoltà. Con tutti voi cerco di essere, per quanto mi è possibile, per quanto...
in questo momento vi ho spiegato essere il mio impegno quotidiano a sistemare le cose di mercato, cerco di essere collaborativo. Però, devo dirlo, non mi aspettavo questa difficoltà di dover ritrovarmi costantemente, di doverci ritrovare costantemente sui giornali obiettivi che perseguiamo. Cioè, alcune volte veramente non ho avuto neanche il tempo, non esagero, non ho avuto neanche il tempo di discuterne con l'allenatore. E mi sono ritrovato, per me questa, quando io vi dico che ho bisogno di, cioè abbiamo bisogno di voi, vi dico che abbiamo bisogno di voi anche per essere competitivi sul mercato. Non sto dicendo, non mi fraintendete, che i giocatori non arrivano perché escono gli obiettivi, però questa è una difficoltà in più che devo vincere, ma la devo vincere, la dobbiamo vincere noi come società, cioè proprio all'interno nostro come società. E la volevo mettere anche questa nel piatto della conferenza, perché quando si vengono fuori dei nomi, quando vengono fuori dei nomi, vengono fuori dei competitor, si alzano i prezzi, e noi a quel punto, come Salernitana, risultiamo un po' meno competitivi di altri. Tutto qua, ecco, solo una constatazione di fatto doverosa che da parte mia ci deve essere. Quindi chiaramente non siete voi i destinatari, perché fate molto bene il vostro lavoro. E tutto quello che gira attorno a me, attorno al presidente, attorno a Mara, attorno all'amministratore legato, che va disciplinato nell'interesse proprio della serenità. Grazie. Eugenio Marotta, ancora il mattino, con due domande. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Intanto un flash che spero non possa essere affrancato come domanda. Quanti giocatori numericamente arriveranno di qui alla fine del mercato? Sicuramente tre giocatori, difensore, centrocampista, attaccante. Poi altri arrivi saranno determinati dal mercato in uscita. Forse arriverà anche un quarto giocatore, indipendentemente dalle uscite, al centrocampo. La domanda era funzionale al fatto che mi pare, insomma, registro, se la memoria non mi inganna, che siano cambiate un po' le strategie. Adesso, al netto dell'osservazione che faceva sul sistema calcio, sul sistema mercato, che proprio perché è da 35 anni al calcio, credo che sa benissimo che non è solo Salerno dove escono i nomi, ma è un fenomeno, insomma, che fa parte della giostra. Ma no, che qua esco. Fa parte del molto rapidamente, e anche il tempo di elaborarlo. La prendiamo come un complimento alla categoria. È questo, cioè proprio l'ho specificato, non è, ci tengo a questa cosa qua, rispetto tantissimo il vostro lavoro, non rispetto il lavoro, non so neanche, cioè, vabbè, non faccio neanche riferimento a quello che è successo ieri, dai. Dicevo, perché... non è giornalismo, non so chi ha scritto, non so niente, cioè, so che però qualcuno di voi si è preoccupato del fatto di chiedermi se io oggi fossi arrivato qui per dire qualcosa di diverso di quello che sto dicendo, quindi questo è un altro problema, perché questo non è giornalismo, sono non giornalisti, no, poi cioè, il fatto di dire che io vado a pranzo, cioè, ve l'ho detto, Cavani è un mio amico, ma perfetto, scusa. Tutto questo perché? Perché intanto ricordo la sua prima conferenza in cui disse io cercherò di parlare il meno possibile perché insomma mi concentro su altro, e invece adesso mi pare di registrare un cambio di strategia in cui lei dice se dovesse essere necessario io proverò a parlare anche più spesso, evidentemente per chiarire determinati aspetti. Ora, proprio per chiarire determinati aspetti, le strategie che cambiano, sempre in relazione alla sua prima conferenza stampa, lei disse, e personalmente era condivisibile, se io devo aspettare il Brereton Diaz della situazione in quel momento, un giocatore, preferisco
mettere in conto che posso pagare Dazio in questo avvio di campionato e poi vado a prendere il colpo che nella mia sfera di obiettivi e di priorità può essere centrale. Adesso però mi pare che stia cambiando, nel senso che complici gli infortuni, complici le defezioni, complici tutta una serie di variabili e di varianti, la Salernitana è costretta ad aspettare 4 giocatori di qui alla fine del mercato di agosto. E poi anche il budget, si è parlato di un budget di circa 30 milioni di euro, comprese commissioni e quant'altro, lei ha detto abbiamo speso 20 milioni di euro, forse anche qualcosa di più. Allora, giornalisticamente mi chiedo, quindi facendo i conti della serva, abbiamo un portafoglio di 10 milioni di euro di qui alla fine della stagione? E concludo, perché se c'è una strategia, a proposito di strategie, sempre e solo quasi esclusivamente giocatori esteri o dai campionati esteri? Perché De Santis crede più nei giocatori esteri per tutta una serie di dinamiche legate anche a contratti, o perché in Italia non c'è più quel materiale in ottica prospettive e ambizioni della Salernitana? Grazie. Allora, nell'ottica della comunicazione ti confermo quello che ho detto prima. Probabilmente è necessario che i miei interventi siano più frequenti. Tutto qua, mi fa piacere, l'ho condivisa con chi sta sopra di me nel club, è giusto che io intervenga un po' più spesso, perché sono il responsabile dell'area tecnica, sono il direttore sportivo, quindi è giusto che voi sentiate da me, quelle che sono le cose che verranno fatte e che stiamo facendo per la Salernitana, da me. I giocatori che mancano sono giocatori che noi sapevamo di dover prendere anche all'inizio, cioè l'attaccante, il centrocampista o comunque la mezzala offensiva che stiamo cercando e il difensore, lo sapevamo già, quindi stiamo aspettando perché i giocatori sui quali siamo sono giocatori dove c'è la necessità di aspettare. Non sono giocatori meno forti di quelli che abbiamo e stiamo trattando dall'inizio, anzi in alcuni casi quelli che ci hanno detto, magari quel giocatore che un mese fa ci ha detto di no, oggi potrebbe dirci di sì. E questo per quello che vi dico del tempo, del timing. Vi faccio una confessione, ma perché c'è? La trattativa Mopé, che voi avete seguito e avete relazionato molto bene, è una trattativa che non si è chiusa in un momento, è una trattativa che poi, per volere del club inglese, si è riaperta, ma noi nel frattempo ne abbiamo chiuso un'altra che escludeva Mopé. So se mi spiego. Quindi, questo è in continua evoluzione. Noi Buonazzoli era Bonazzoli che escludeva Mopé. Sì, l'arrivo di Bonazzoli è perché il ruolo è quello, quindi insomma non è che possiamo fare doppioni, anzi, cioè, dobbiamo, quindi abbiamo, perché non è che potevamo avere, la Salernitana chiuderà il mercato io penso con 12-13 acquisti, ok, questo è il numero che sapevamo all'inizio e che si sta confermando. Al netto di un mercato in uscita che è anche difficile da far decollare, perché non è che in uscita ci sono giocatori dove si necessita di tempo per convincere altre società e per convincere i giocatori stessi a lasciare Salerno, dove si sta bene, si sta in Serie A, c'è una società seria che è puntuale in tutto. Quindi oggettivamente all'inizio c'era l'idea di prendere 12-13 giocatori, che rimane. Adesso questi tre giocatori sono giocatori che dovranno necessariamente migliorare ancora di più la rosa. Quindi ho pazienza, aspetto con il rischio di intaccare un pochettino la competitività in queste fasi. E in questo senso qua chiedo a voi e ai tifosi, all'ambiente tutto, di starci vicino.
di starci vicino, perché domani giocheremo con una formazione che non è la migliore formazione possibile, né attuale né di quella che sarà dal 1° settembre. Con la Roma forse succederà la stessa cosa, ok? Con l'Udinese vediamo, perché guadagniamo un'altra settimana. Però è questo quello che, cioè, non mi sento di trasferire concretamente. Sul discorso del mercato estero? Allora, in parte, perché noi degli otto acquisti che abbiamo fatto, tre sono del mercato interno e cinque sono italiani. Su questa cosa qui io sono molto sensibile, perché capisco che per un club come la Salernitana approfittare del mercato interno è un vantaggio per una questione di adattabilità immediata dei giocatori. Però è altrettanto vero che nel mercato italiano, per tutta una serie di motivi, prezzi più alti, meno talento ricevibile per la Salernitana, bisogna andare all'estero, anche perché all'interno dell'Italia c'è un numero di giocatori, all'estero il numero si decuplica, cioè diventa molto più vasto, più ampio, quindi c'è proprio un fatto numerico, ma cercherò sempre di essere attento a questa cosa qui. Ci sono state esperienze di società che l'anno scorso sono retrocesse, che hanno forse esagerato da questo punto di vista e si sono ritrovati con un gruppo di giocatori e di professionisti non connesso alla realtà che devono affrontare e alle battaglie che devono vincere. Quindi è una riflessione giusta e ce l'ho presente. Adesso siamo 5-3, vediamo di mantenere questa percentuale e di non fare in modo che siano soltanto dal mercato straniero. Grazie. Allora, andiamo avanti con Filippo Notari. Ragazzi, vi prego adesso di andare con una domanda. Oddio, 8 anni. Direttore, buongiorno. Io volevo solo chiederle, mi sembra di aver capito che tra gli indisponibili di domani ci sia anche Mazzocchi. Volevo fare il punto su questa operazione che credo condizioni anche eventualmente poi il mercato in entrata. Com'è la situazione di Mazzocchi? Grazie. La situazione di Mazzocchi è quella che vi ho detto anche nella prima conferenza. Pasquale ha firmato un contratto con la Salernitana 6 mesi fa, un contratto che scadrà nel 2025. La Salernitana, riconoscendogli il merito di essere stato un protagonista della seconda parte della stagione, gli ha offerto anche un adeguamento contrattuale. C'è la volontà da parte della proprietà e della direzione sportiva di trattenerlo. Per me questo vale. Non cambia nulla rispetto a quello che succedeva prima. Poi, sulla questione Mazzocchi prendo spunto per fare due considerazioni. La prima, Sambia è un giocatore che purtroppo nei primi 10 giorni di luglio ha sofferto di un virus gastrointestinale che l'ha debilitato. E questo è il motivo per cui forse come società non l'avevamo comunicato ed è stata una cosa che avremmo dovuto fare, una mia responsabilità. Quindi il giocatore che ha fatto l'ultima partita il 21 maggio col Montpellier ha avuto questo problema e questo problema ha ritardato la performance fisica, cioè quindi lui adesso si sta riatletizzando, ha finito perché ormai sono passate 3 settimane da quando è arrivato, quindi questa cosa qua ci tenevo a dirla. Dopodiché, anche in considerazione di questo, permettetemi di dire, la Salernitana ha il sacrosanto diritto di costruire la rosa più forte possibile. Cioè, il nostro obiettivo, anche in considerazione degli 8 acquisti che sono stati fatti, è quello di avere doppi ruoli, forti. Non si può pensare alla Salernitana in Serie A
con tutto quello che rappresenta il mio presidente e con le risorse che mette a disposizione, probabilmente ci sarà anche qualcosa in più, Eugenio, non mi ero dimenticato di risponderti. Perché il presidente, cioè, vuole fortemente investire. E non si può negare alla Salernitana, oppure pensare che un giocatore debba avere, non è un riferimento a Mazzocchi, è un riferimento a tutti, cioè questo è un dovere di un club che affronta un campionato di Serie A, quest'anno in una forma anche molto ristretta, nel senso che ci saranno più pause lunghe, ma ci saranno turni infrasettimanali, e che facciamo? Facciamo la Serie A con 11 giocatori? Non si fa così. Poi il direttore, il presidente mette le risorse, il direttore insieme al suo gruppo di lavoro costruisce la rosa più competitiva possibile, e poi ci stanno due persone che determinano chi gioca e chi non gioca, l'allenatore e il giocatore con le prestazioni. Io non c'ho nella testa, io, il presidente, il club, non abbiamo nella testa 11 titolari che gli diamo la maglietta e grazie a... No. Ci vogliono giocatori forti sul campo e in panchina. Cioè, è troppo. Da un lato ci viene chiesto di migliorare la sanità, dall'altro qualcuno rivendica, ma forse stiamo mettendo in discussione. Ma chi stiamo mettendo in discussione? Cioè, la Salernitana si è salvata l'anno scorso, permettetemi, io sono super riconoscente a chi c'è stato fino a giugno, sono super riconoscente, mi siedo sulla poltrona, sulla scrivania di una direzione sportiva di Serie A, grazie a chi c'è stato l'anno scorso. Però l'anno scorso la Salernitana si è salvata con 31 punti, e lo sapete anche voi come si è salvata. Dobbiamo migliorarci, lo stiamo facendo, già l'abbiamo fatto e lo faremo. Vi prego di non dare alibi. Quando finirà questo mercato? Quando finirà questo mercato? Questo ve lo prometto, questo ve lo prometto. Mi sento... Ci saranno zero alibi, ci saranno zero alibi. Il primo che avrà zero alibi è il sottoscritto. E poi a catena tutti quelli che stanno sotto di me, sotto la mia responsabilità, l'allenatore, lo staff tecnico, i giocatori, i magazzinieri, i medici. Perché la proprietà è seria, è forte, è entusiasta. Cioè, forza Salernitana, macte animo, non so come farvi capire questa cosa qua. Cioè, Mazzocchi era stato promesso un adeguamento dalla precedente direzione sportiva. Allora, Franco, questo è stato oggetto di... Franco, ti prego. Risponderò sempre a domande che riguardano la mia sfera di responsabilità. Quello che è successo l'anno scorso, che è stato promesso l'anno scorso, non mi riguarda. Sono troppo amico e estimatore di Walter Sabatini, ok? Cioè, e io ho parlato con Walter, anzi, ho parlato col direttore. Ho parlato col direttore, ho chiesto al direttore, quando arrivi chiedi, cioè non sono cose... Okay. Non devo essere io quello che parla di Walter Sabatini, non scherziamo, cioè non mi... Cioè, ma chi sono io? Io devo lavorare, devo crescere, ci sto mettendo l'anima per questo club. Quindi su Mazzocchi sono stato chiarissimo, c'è la volontà di tenerlo, c'è l'offerta. Poi vediamo. Perché ha un risentimento. È venuto fuori, però. Ha un risentimento. Adesso non mi fate fare anche il medico. Cioè, Settimana ti risulta si sia allenato. Sì, lui ha avuto un problema nell'ultima parte del ritiro. Poi dalla settimana scorsa aveva ricominciato ad allenarsi e ieri ha accusato di nuovo questo risentimento agli adduttori e si è fermato. Roberto Guerriero per il Corriere dello Sport. Volevo chiederti due cose. La prima, facendo riferimento ad una tua risposta in avvio di conferenza stampa, hai detto non mi faccio prendere dall'ansia della felicità immediata per inseguire quella futura. Però naturalmente avrei ascoltato, facendo riferimento alla conferenza stampa di Nicola la volta scorsa, l'allenatore diceva
Mi auguro che i rinforzi non arrivino però tutti il 31 agosto. Sì, sì, ma col mister mi sono confrontato, mi ero confrontato prima. Volevo chiederti come sì, poi si è raggiunti ad un compromesso. No, ammetto che mi sono, ho riascoltato anche la conferenza perché mi ha aiutato anche a capire lo sguardo, il tono, perché sono cose che... Si fa. Sì, sì. Il mister, sì, non si deve preoccupare di una cosa, gliel'ho detto mille volte. C'è un direttore sportivo, che sa e prende atto di tutto quello che gli viene dato al mister e di quello che gli viene dato può dare. Quindi c'è piena consapevolezza nella mia figura, per trasferirla anche alla proprietà, okay, di che cosa ci potrebbe succedere in queste prime giornate. Magari ci succederà anche qualcosa di bello, perché tireremo fuori delle cose che non pensiamo neanche, una forza che non pensiamo nemmeno di avere. Ma non si deve preoccupare il mister, il mister sa, perché sa tutto quello che abbiamo fatto e sa che faremo ancora. Io non mi faccio prendere dall'ansia, ogni tanto succede che per carattere, per posizione, perché ci stiamo conoscendo, vi faccio un'autoreferenza, se vi permette. Andatevi a leggere la tesi, dura con 30 minuti, andatevi a leggere la mia tesi al corso di direttore sportivo. La mia tesi al corso di direttore sportivo si chiama Moriremo insieme, progetto tecnico, allenatore e direttore sportivo. L'altra domanda velocissima in riferimento a quelli che sono gli obiettivi di mercato. Hai parlato di obiettivi che potrebbero ritornare perché è decorso un certo tempo, quindi chi era titubante prima potrebbe essere forse propenso ad accettare questo trasferimento. Volevo chiederti se in questo gruppo di giocatori può essere inserito anche Piontek. Grazie. Sì. Ancora. Sì, sta succedendo, potrebbe essere inserita ancora Pionte. Però siamo sotto al 5. Sì. Alfonso Maria Vagliano per Salernitana News. Lei prima ha parlato, direttore, anche di nodi uscite, di alcuni pesi che in questo momento, nel senso genuino della parola, alla società, l'uscita di Simi può essere dirimente nell'arrivo di uno degli elementi, perché consentirebbe di fare l'extracomunitario, l'unico e solo extracomunitario che può fare la Salernitana, a titolo definitivo? Cioè, state aspettando anche e soprattutto questo evento, oppure prescinde insomma la campagna rafforzamento da questa uscita? Grazie. Allora, chi deve uscire noi lo sappiamo, cioè chi deve uscire lo sappiamo, chi non è dentro il progetto tecnico lo sa, lo sanno anche dei giocatori. È vero che con l'incidenza degli infortuni che abbiamo avuto ci sta qualcuno al quale è stato detto che non rientrava nel progetto tecnico, che domenica giocherà in campo. E io su questa cosa qua ci tengo veramente a riconoscere, a dare merito ad alcuni ragazzi di come si stanno comportando. Per me questa cosa qua ha un valore, e non è detto che per me, per l'allenatore, ci possano essere degli spunti di riflessione per fare in modo che magari qualcuno di questi, per l'impegno e la dedizione tecnica, comportamentale che hanno dato, potremmo fare una riflessione a tenerli in rosa. Non vi venga l'ansia, cioè succederà uno, forse due giocatori, non a tutti quelli che abbiamo deciso che non sono dentro il progetto tecnico. Far uscire dei giocatori e farli uscire a certe condizioni senza dover pagare il 100% degli stipendi sarebbe un valore per il club, ma il mio presidente è nella stesura dell'idea di budget che abbiamo. Presidente ha anche garantito l'impegno, nonostante ci possa essere il rischio di non far uscire tutti questi giocatori come vogliamo. Riguardo alla tua domanda,
Allora, non c'è conferma ufficiale, però credo che voi possiate fare dei passaggi, noi li abbiamo già fatti. Sta cambiando la anzi, credo che già sia cambiata la regolamentazione. Noi abbiamo fatto uscire un extracomunitario in prestito con il diritto di riscatto, che è Michael. Con la regolamentazione vecchia potevamo far entrare un extracomunitario soltanto in prestito, ok? Per una questione di gestione delle quote, in questi giorni la federazione immagino ratificherà il cambio di regolamentazione, quindi ad uscita corrisponderà entrata indipendentemente dalla formula. Quindi ne siamo abbastanza certi al 90%. Questo cambia la vostra strategia? Beh sì, riapre lo spazio. Allora, potevamo anche immaginare di prendere un giocatore in prestito extracomunitario. Certo, i profili sui quali stiamo andando, extracomunitari, prenderli in prestito voleva dire fare un'operazione ad alto rischio non riuscita, per quello che era richiesto. Quindi adesso siamo decongestionati anche di questo ostacolo. Grazie. Pasquale Tallarino, un mattino. Sì, direttore, buongiorno. La comunicazione esterna ed interna molte volte si intrecciano. Lei ha chiesto agli operatori dell'informazione che sono qui presenti di lanciare un messaggio. Quello che poi lei avrà detto a Nicola lo conoscete, insomma, voi e l'allenatore. Le devo chiedere però se, perché ha anche mandato a Nicola, sempre a mezzo stampa, alcuni messaggi, ha detto che lei è responsabile dell'area tecnica e quindi compete a lei parlare di alcune cose, ha detto di condividere la strategia con alcuni ruoli e ha citato in particolare il proprietario della Salernitana e l'amministratore delegato. Le chiedo però se poi ha personalmente parlato con Nicola e se quando dice no stress, no ansia, insomma un messaggio che gli ha anche comunicato, perché ovviamente il discorso legato alla squadra non competitiva o non ancora competitiva è un messaggio che ha con grande onestà intellettuale, ma da lei stesso condiviso, soltanto che lei l'ha circoscritto a questo momento del campionato, è un messaggio che è stato formulato, diciamo, dall'allenatore in conferenza stampa in occasione dell'ultima partita del triangolare e poi su Mazzocchio, se vuole, sui quinti o se vuole sui terzini o sugli esterni, è stato l'allenatore a dire: io ritengo di essere una persona educata e quindi a un certo punto del campionato chiedo ai miei tesserati dentro o fuori. Ci sarà stato sicuramente un problema di carattere muscolare, ovviamente Mazzocchi è sotto osservazione, ma è ovvio che il risentimento non è soltanto muscolare di Mazzocchi, ma è un risentimento, diciamo, in generale. Quindi dentro o fuori, fino a che punto è possibile aspettare, fino a che punto è possibile trasferire all'allenatore, che ha anche gli parlato un messaggio di un linguaggio di verità, questa serenità. Grazie. Sì, sì. Col mister ci parlo tutti i giorni. il mio messaggio al mister è quello che un direttore sportivo responsabile, che capisce con che tipo di giocatori affronterà domani la partita la Salernitana, e capisce che tipo di livello avremo. Okay. Quindi quello che io dico a lui e quello che lui dice a me è completamente allineato. Noi domani dobbiamo scendere in campo con l'obiettivo di tirar fuori tutto quello che abbiamo, che nonostante le difficoltà che sono determinate dagli infortuni e i giocatori che non sono ancora arrivati, ci possono o no permettere di fare bella figura col Parma? Penso di sì. Quindi questo è l'obiettivo dell'allenatore, questo è l'obiettivo dei giocatori che domani scenderanno in campo. Sono nelle condizioni di fare una grande prestazione con il Parma. Se non ci voglio pensare, parlerò più spesso. Quando ho detto che parlerò più spesso, se c'è da parlare più spesso e mettere la faccia su alcune cose,
con serietà, con coerenza, senza farsi prendere all'ansia, ci sta questa persona qua. Ci sta questa persona qua che, se parla in una certa maniera, guarda, tante volte no, mi viene detto Salerno è una piazza difficile. Non capito, sì, è una piazza difficile. Poi, sì, è una piazza difficile. Che vuol dire? Cioè, lo capisco fino a un certo punto. Io che sono stato al Napoli, al Galatasaray, alla Roma, cioè, che vuol dire una piazza difficile? È una piazza dove? Tifosi. Ci siamo? Io penso che ci siamo. Cioè, me lo sento che ci siamo. Giocatori? Ci siamo. Mister? Ci siamo. E che si aspetta la gente? La gente si aspetta che facciamo risultato, che tiriamo fuori il sudore, il sacrificio. La gente lo sa se ci sarà una squadra che può vincere tutte le partite 5-0 o che invece dovrà aggrapparsi con le unghie e con i denti per pareggiare una partita. Io mi emoziono rispetto a questa cosa qua. Il calcio, quando trasferisco ai giocatori che hanno titubanze, no? Non vi posso fare i nomi di chi sta... Ma lo sapete che cosa vuol dire giocare a Salerno? Cioè, il calcio è... La mia vita è profondamente... La mia vita sportiva, calcistica, è profondamente cambiata quando ho giocato in quei posti difficili. Ah, difficili. Ma sono belli! Sono belli! È bello giocare a Salerno! È meraviglioso sentire la pressione, come si fa a non trasformiamolo in energia positiva. Che paura c'è? Sì, ma il collega voleva sapere Mazzocchi dentro o fuori. Ah, no. Voleva sapere l'allenatore, cioè non è possibile che sono 3 settimane che non si sappia se Mazzocchi resti o no alla Salernitana. Cioè Mazzocchi è un giocatore della Salernitana e sta condizionando il mercato della Salernitana. Franco. Lo sta condizionando o no? Franco, Mazzocchi è un giocatore che ha firmato. Allora, Mazzocchi è un la società rispetto a Mazzocchi risponde questo, che ripeto, è un giocatore che è arrivato a gennaio, ha firmato 3 anni e mezzo di contratto, ha fatto una bellissima parte di stagione. La società, prendendo atto delle sue richieste, delle richieste del suo entourage, gli ha riconosciuto, anzi gli ha proposto un adeguamento di contratto. Non vuole mandarlo via. Ma lui vuole restare? Sì. Che però questo adeguamento, direttore, non è stato accettato, mi pare di aver capito giusto. Evidentemente al momento non è stato accettato. Una volta qualcuno diceva fatti una domanda. Sì, ma non posso più rispondere. Adesso c'è la competente per Mazzocchi, direttore? No, perché questo, no, su questo sfido chiunque, no. No, quindi io mi devo fermare qui perché altre risposte non ce le ho io. Ma il giocatore ha detto qualcosa a voi? Il giocatore c'ha un risentimento muscolare, ok? Non, cioè, non mi portate su un tema. Io i miei giocatori, c'ho il coltello tra i denti per difendere i miei giocatori e i miei allenatori. Come mai tutti questi risentimenti muscolari? Franco, allora. Sì, allora, è stato un motivo di riflessione, ci dobbiamo stare attenti, questo è un motivo di riflessione, ne abbiamo parlato, purtroppo ne abbiamo parlato e suonato il campanello d'allarme e stiamo adesso attenti che non ne succedano altri. Ecco, questo. Però non mi. Cioè. Grazie. Vogliamo. Se qualcuno ha qualche altra domanda, chiudiamo rapidamente. Una domanda velocissima. Se Ranieri è un giocatore che avete considerato, se su Ranieri c'è stato un confronto tra le varie anime della società, parte più alta, parte sportiva, tecnica, e non si è trovata la quadra. Io stimo molto la gente di Ranieri. Lavora molto bene. Tra i motivi per cui lo stimo c'è questa insistenza, questa forza. Ranieri è un giocatore bravo, è un giocatore che ha fatto bene alla Salernitana. All'inizio della stagione vi chiedo di non considerare secondario questo passaggio rispetto allo sforzo che è stato fatto per l'acquisizione di quegli 8 giocatori. La Salernitana, per avere una rosa più ampia dei 21 giocatori, cioè i 4 formati in Italia e 17 in lista, aveva bisogno di under.
e in questi under ha fatto delle scelte precise. Una di queste scelte era sostitutiva, era alternativa a Ranieri. È per questo che Ranieri, non perché Ranieri non sia un ottimo giocatore, un bravo giocatore che ha fatto bene alla Serenità, ma io sono contentissimo che sia arrivato Pirola. Tutto qua. Sono contentissimo che sia arrivato Pirola, Botteghe, Valencia e Lovato, che sono i quattro under che da 21 ci hanno portato a 25 fino a questo momento, con Moto che è il 26. Cioè prima lui, ultime due e chiudiamo. Vanni Vignes, Salerno Grande e Salerno Live. Moriremo insieme, e le auguro che a fine campionato possa pentirsi di non averla intitolata la tesi abbiamo vinto insieme, lo do come auguro a tutti. Ma, non la leggevano, il titolo è più... Ok, andrò a leggerla. Le volevo chiedere, dalla sua tesi, partendo da quel titolo, mi fa capire che il mercato della Salernitana è un mercato strutturato come va fatto normalmente. L'allenatore dà le indicazioni, poi il direttore cerca in base a quelle indicazioni i profili migliori per soddisfare le esigenze dell'allenatore. Faccio un ragionamento di caratteristiche. Cito due nomi, ma solo per le caratteristiche. Juricic, che sappiamo come è andata la Sampdoria, e Yazici. Sono due calciatori che per caratteristiche non possono essere considerati sostituti di Ederson. Questo presupponeva, quando si trattavano questi calciatori, l'idea di un cambio modulo e di passaggio ad una difesa a 4, e l'infortunio di Lovato ha condizionato questa scelta di lavoro del mister, ritardando alcune trattative di mercato e costringendolo a cambiare obiettivi, oppure indipendente da quello, e quel tipo di calciatore è ancora un profilo cercato anziché il cost to cost come era Ederson? Grazie. Bella domanda, è stata e continua ad essere sempre un motivo di riflessione interna e di confronto tra il mio gruppo di lavoro e il mister. Sì, è pertinente, perché la base di quest'anno sarà il 3-5-2. Quel giocatore che arriverà sostanzialmente dovrebbe essere un giocatore che sappia fare le due fasi, che dia maggiore offensività al centrocampo, perché le caratteristiche degli altri giocatori che sono nella rosa non sono particolarmente di offensività. Quindi questo ragionamento... Hai citato due nomi che sono più numeri 10 che non mezzali, dico. Quindi, perché sono quelli che sono girati, non esatto. Quindi questa riflessione viene assolutamente fatta, non c'è al momento, io non, col mister mi confronto, però al momento il mister non mi ha detto di una difesa qua, cioè potrebbe succedere perché il mister è preparatissimo, non è un integralista, può variare a seconda di quelle che sono le risorse umane a disposizione, di quelle che sono gli avversari, no? la disposizione in campo degli avversari. Però attualmente c'è questa riflessione, l'unico ragionamento rispetto a Juricic, agli Azigi, era che si poteva immaginare che questo giocatore diventasse più un numero 10, quindi 1-2. O 2-1, quello che poi è successo l'anno scorso con Verdi, per intenderci. Quindi stiamo ragionando su questa cosa qua e succederà che prenderemo un giocatore, che, o magari due, che possono alternarsi.